Buongiorno a tutti, io sono Riccardo Zago, benvenuti su investire.biz. All'interno del sito mi occupo della sessione di trading con Ichimoku, sessione che potete trovare all'interno della sezione Formazione Trading. Ed eccoci qui, Trading con Ichimoku. Che cosa tratto all'interno di queste sessioni? Beh, semplicemente vado ad analizzare tutti gli strumenti finanziari più interessanti a mio avviso, e vado ad analizzarli con l'utilizzo dell'indicatore Ichimoku. Ichimoku indicatore trend follower. Molto bene, per qualsiasi domanda non esitate a scrivere una mail a info@investire.biz. Qui sotto una sessione di esempio. Benissimo. Possiamo subito iniziare. Per quale motivo? Beh, perché questo è un aggiornamento della sessione di giovedì 14 settembre. Di conseguenza andiamo a vedere subito molte molte cose. Nella seconda parte invece andremo a trattare dei nuovi spunti. La seconda parte ovviamente è riservata a tutte le persone abbonate al servizio. Detto questo, andiamo a vedere subito i grafici e partiamo quindi da che cosa? Partiamo da euro-dollaro. Vado subito a prendere il piano di lavoro che ogni volta preparo per gli utenti. Sulla destra, time frame giornaliero con settaggi standard, sulla sinistra, time frame 4 ore con settaggi modificati, con cui io personalmente mi trovo molto bene. Allora, partiamo da un time frame giornaliero. Time frame giornaliero, che cosa possiamo vedere? Che la linea Kijun è posta qui in area 1.1880, punto molto interessante anche a livello tecnico, ed è proprio da qui infatti che abbiamo operato al rialzo. Ed eccoci qui su time frame invece a 4 ore. La posizione l'abbiamo aperta insieme all'ultima sessione e stiamo andando molto bene. Che cosa ci dice adesso Ichimoku? Beh, siamo usciti dalla nuvola al rialzo, quindi ci dà ulteriori spunti rialzisti. Sicuramente non vado ad incrementare la posizione, ma vado a portare il mio stop in pareggio, anzi leggermente in profitto. E quindi lascio correre le posizioni perché a mio avviso questo cross potrebbe continuare verso l'alto. Nel frattempo comunque ci siamo già protetti. Bene, possiamo andare avanti e possiamo parlare di Eurozar. Andiamo subito a vedere. Ecco qui il grafico di Eurozar. Cosa possiamo notare su questo grafico? Beh, innanzitutto partiamo dal time frame, scusate che l'ho appena chiuso. Time frame giornaliero ed eccoci qui. Time frame giornaliero, siamo arrivati al punto di 16, che era l'ultimo target, raggiunto con estrema precisione, quindi veramente ottimo. Qui eravamo entrati per quale motivo? Rottura di questa trend line con forza al rialzo e rottura della Kijun. Non c'erano ancora tutte le avvisaglie da parte del nostro indicatore, proprio per questo siamo andati a concentrarci su un time frame a 4 ore. Avevo indicato il punto di 15 e 6 per chi volesse rischiare meno, infatti qui la posizione non è entrata, però per chi voleva rischiare di più si poteva anche entrare, come ho detto durante la sessione, a mercato. Un target importante a mio avviso era quello di 15,82, che però è stato rotto con forza, quindi si poteva puntare tranquillamente in area 16. Da qui a mio avviso si possono chiudere tutte le posizioni perché siamo arrivati al target finale. Atteniamo ulteriori ritracciamenti per studiare nuovi spunti rialzisti. Bene, ho concluso e con Eurozar. Parliamo invece di Bitcoin. Andiamo subito a prenderlo. Andiamo a vedere il Bitcoin, dovrei averlo qui. Eccoci qui. Allora, qui che cosa vediamo? Qui vediamo molte linee all'interno di questo grafico. Ichimoku ci ha aiutato molto. Che cosa avevo fatto notare? Facciamo attenzione perché l'area di 3008 era a mio avviso importante. Ulteriori supporti li trovavamo in area 3005, successivamente in area 3000. Guardate qui in area 3000 quanti target vicini c'erano. Questo è sicuramente molto molto importante. Infatti da qui i prezzi poi sono ripartiti verso l'alto. Per questo dico sempre attenzione quando ci sono dei target così che successivamente funzionano da supporti e resistenze così vicini tra di loro, perché funzionano ancora meglio da supporti e resistenze. Bene, viste le numerose richieste, faccio quindi una piccola pausa. Viste le numerose richieste
Proponiamo il corso Ichimoku, questa volta sarà diverso. Riprenderemo alcuni degli argomenti trattati finora, ma saranno introdotte anche molti nuovi tipi di operatività, sia per quanto riguarda gli indici, le azioni e quant'altro. Quindi non perdetevelo perché sarà molto molto interessante. Bene, quindi possiamo andare avanti e abbiamo concluso anche con il Bitcoin. Ora andiamo a vedere gli ultimi due strumenti, che sono in primis AudiCAD. Lo andiamo a vedere sul giornaliero. Beh, qui che cosa vediamo? Qui vediamo che la forza ribassista è stata notevole e adesso ci sono dei forti ritracciamenti. Da qui quindi si può andare a studiare un'onda, una possibile onda N ribassista. Si può andare a studiare qui, quindi invito tutte le persone che tradano con Ichimoku a tenere d'occhio questo strumento, ma a tenere d'occhio anche lo strumento dollaro contro dollaro canadese. Andiamo subito a prenderlo perché anche questo è uno strumento a mio avviso molto 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 interessante. Sono tutti e due ovviamente cambi valutari che scambiano con dollaro canadese. Andiamo subito a mettere l'indicatore Ichimoku ed eccoci qui, ce lo troviamo proprio qui. Ebbene, anche qui quindi tenere d'occhio dollaro contro dollaro canadese, perché se dovesse ritracciare sulla linea Kijun da qui poi potrebbe rimbalzare e continuare verso il basso. Perché faccio vedere sia AudiCAD che USDCAD? Beh, questo lo vediamo nella seconda parte dell'aggiornamento, dove andiamo a studiare analisi tecnica ma soprattutto anche stagionalità per capire qual è la mossa più intelligente da fare. Bene, con questo quindi io ho concluso, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo prossimamente qui su investire.biz. Ciao a tutti!